Capaccio Pestum è la sintesi riuscita e potente di due elementi portanti, tempo e territorio. Il nostro passato ci offre infatti il dono prezioso dell'antica Pestum, un'eredità di storia e bellezza che ci ha reso conosciuti nel mondo. Il primo cittadino di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, ha posto attenzione al valore della borsa mediterranea definita come scrigno di risorse, ma anche come brillante intuizione del suo fondatore, il direttore Ugo Picarelli, che ben 22 anni fa pensò ad un contenitore di internazionalità per accrescere le opportunità turistiche e di progresso culturale dei territori del Mediterraneo. La 22esima edizione, edizioni che crescono in termini di importanza e di partecipazione ogni anno, per me è la prima volta da sindaco di Capaccio Pestum e si vede, si nota che di grande levatura, di grande qualità, si incontrano tour operator e soprattutto con l'archeologia si organizzano le risorse del territorio, che sono quelle ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche, cioè quello che deve avvenire davvero. Le risorse che si organizzano diventano lavoro, ricchezza, progresso. Turismo e cultura rappresentano due pilastri straordinari per la storia del nostro territorio. A dichiararlo il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, presente alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. È il momento di investire, dichiara convinto Pellegrino, di insistere per costruire qualcosa e programmare le azioni future. La borsa del turismo archeologica di Pestum sta diventando sempre più un punto di riferimento importante, soprattutto turismo e cultura rappresentano due pilastri straordinari del nostro territorio, è lì che noi dobbiamo insistere, è lì che dobbiamo investire. La borsa diventa un momento di confronto, diventa un momento di ideazione, diventa un momento per togliere quelle ancore che ci legavano al passato, ma di costruire qualcosa per il futuro, perché lì c'è la vera sfida, cioè far diventare questo patrimonio che noi abbiamo una grande opportunità, una grande occasione, soprattutto per i giovani. E in parte tante cose le abbiamo fatte, tante cose le stiamo facendo. Certo, ci sono delle criticità rispetto alle quali anche lì siamo chiamati ad essere responsabili, ad intervenire e dare delle risposte, ma questo grazie ad una sinergia istituzionale che oggi c'è con la regione, la provincia, il parco stesso, i sindaci, tanti sindaci con i quali collaboriamo e lavoriamo tutti i giorni per cercare di dare delle risposte alle famiglie che vivono all'interno del parco. Parole importanti sono state espresse anche dal direttore del Parco Archeologico di Pestum, Gabriel Zuchtriegel, alle istituzioni locali, provinciali e regionali. Questo è il momento di investire ancora di più in un'iniziativa come quella della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Noi abbiamo la Borsa Mediterranea, che non è una borsa per Pestum. Cioè, ovviamente Pestum c'è e questo ci fa molto piacere e onore, ma è una borsa internazionale. Che è unica perché parliamo di turismo archeologico e parliamo di questo in un periodo in cui l'archeologia diventa sempre più importante per il turismo nel mondo, diventa sempre più innovativa, sempre più come dire, apripista anche per altri settori. Allora questo è il momento in cui dobbiamo investire ancora di più in un'iniziativa come questa qua. Quindi non basta confermare, pensare che possiamo andare avanti così, dobbiamo fare ancora di più.